Il pubblico ministero di Agrigento, patronaggio, che è stato al centro di un braccio di ferro tra lui e Salvini, lui è il magistrato della Sea Watch, quello che ha sequestrato la nave, poi ha fatto scendere i migranti e poi dopo 10 giorni ha dissequestrato la nave. Quindi sia Salvini che molti hanno immaginato che la procura avesse trovato il modo di aggirare il governo, il Ministero degli Interni, il Ministro Salvini, in quanto la magistratura è autonoma, in questo caso ha trovato, come si dice in francese, l'escamotage per fronteggiare Salvini sull'ideologia. Quindi io sequestro la nave, con il sequestro devo far scendere tutti, poi dissequestro la nave. Ed è finita. Già era successo con il caso di Ciotti, perché lui, il magistrato patronaggio, è il protagonista anche del caso di Ciotti, della denuncia a Salvini, indagato. E quindi anche ai tempi la notizia era passata abbastanza in sordina, ma era stato anche minacciato ai tempi, minacciato anche di morte. Quindi oggi una nuova intimidazione contro il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, già bersaglio la scorsa estate di minacce simili, diciamo per il caso di Ciotti. Questa volta una busta con proiettili ed evidenti minacce legate al tema dell'immigrazione è arrivata per posta al suo ufficio. Il messaggio era indirizzato anche ai suoi figli. Si tratta peraltro dell'ultimo di una serie di episodi di cui è stato vittima. Arrivate mail con contenuto simile, anche in quel caso si fa riferimento a tematiche di immigrazione. La procura appunto di Agrigento la scorsa settimana era rimasta protagonista nelle cronache di tutta Italia per la gestione del caso della Sea Watch, o Sea Watch, come mi ha rimproverato una persona.